Consigliere Molino, presidente della commissione, per stabilire anche quello che è diventato poi il disciplinare della commissione che controllerà anche le mense scolastiche cittadine. Un consiglio molto discusso proprio per questo punto. Documento approvato, vogliamo anche entrare nel merito e spiegare un po' in che cosa consiste. Si è giunti a un'approvazione che ha visto coinvolte anche alcuni consiglieri dell'opposizione, in particolare il consigliere Gian Giacomo, che pur all'interno della commissione ha fornito degli elementi validi di modo da integrare poi questo regolamento. L'innovazione più importante è che i membri della commissione e quindi i vari rappresentanti potranno intervenire nei controlli nella fase della cottura, mentre precedentemente il controllo era limitato alla qualità degli alimenti, e ora diciamo è molto più ampio, si è recepito anche quelli che sono i regolamenti un po' a livello nazionale. E prima di arrivare alla giunta, che l'ha approvato con disciplinare, e quindi prima di arrivare al consiglio, è stato approvato dai membri dell'attuale commissione mensa, una commissione mensa che risale al 2007. Quindi io ripeto, ritengo che la cittadinanza e quindi tutte le famiglie debbano sentirsi soddisfatte per quella che è stata la risultanza. Consiglio comunale molto lungo questa mattina per un punto in particolare che è stato molto discusso, quello dell'approvazione del disciplinare, anche la composizione per la commissione delle mense scolastiche. Il consigliere Guido Gian Giacomo ha anche presentato degli emendamenti per modificare il documento che è stato invece presentato dalla maggioranza. Sì, ma io ho semplicemente apportato il mio contributo tecnico da avvocato facendo degli emendamenti che agevolavano il funzionamento della commissione. In particolare, poiché la commissione è composta da 6 persone, in caso di parità il voto del presidente prevale. E ho apportato, credo a maniera dovuta, la possibilità di, siccome c'era un modulo da riempire per poter fare l'accesso, perché non è che una mattina un genitore va e entra dentro una scuola anche a tutela degli altri bambini che non sono i suoi figli, di questo modulo che l'amministrazione aveva predisposto, ho detto che può inviarlo anche via mail all'amministrazione e un secondo dopo entrare. Quindi questo modulo non impedisce a un genitore di esercitare il controllo, però consente all'amministrazione di sapere che una persona estranea alla struttura è dentro la struttura per prevenire qualunque problema. Tutto qui. A Alcuni punti che hanno fatto molto discutere il Consiglio sono stati innanzitutto il discorso che riguarda il controllo, quindi il controllo che in qualche modo andava pianificato, quindi un controllo stabilito a priori, e l'altro invece che riguardava anche la sicurezza delle persone che controllavano queste mense. Sicuramente, perché quando persone strane, tipo 50 genitori, perché tanti sono i genitori che virtualmente potrebbero accedere, vanno in una struttura, può esplodere una pentola, una cosa, va tutelato anche la persona che accede, quindi un attimo di regolamento. Poi è stato diventato una bagarre politica, perché al solito un regolamento proposto dall'amministrazione viene visto negativamente dalla minoranza. Io la vedo come un'opportunità finalmente per i genitori di controllare e impedire quello che in passato è successo, quindi un momento positivo. Il mio apporto si è limitato, ripeto, a dei dettagli tecnici per fare in modo che questa commissione, che non è solo di controllo, è anche di aiuto, perché deve stabilire anche i menu, deve stabilire come funziona il servizio, come migliorare il servizio, possa funzionare. Questo è stato il mio apporto.